Amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Finalmente sono riuscita ad andare dalla parrucchiera. Ecco perché non mi avete visto più, ero veramente inguardabile con tutte le protezioni, un po' di stress. State sentendo anche la mia gallinella, sta facendo l'uovo con le finestre aperte. Bene, detto questo, andiamo a vedere questo video. Vi faccio vedere come faccio la pizza. Quindi un impasto base semplice che potete fare tutti. Seguitemi. Allora, vediamo come fare questa pizza rigorosamente con lievito madre. Non mi chiedete nei commenti come spesso fate la conversione con il lievito secco o il lievito di birra, perché io non lo uso, io ho sempre usato il lievito madre solido o Licoli. Quindi fate prima di andare a cercare la conversione su internet, conversione pasta madre a lievito di birra, ok? Scusatemi, però è così. Io uso soltanto pasta madre. Questo è il mio lievito che vedete, ho rinfrescato già da qualche ora fa, minimo 4 ore, ma anche di più. L'ho portato al raddoppio e poi l'ho sciolto con una parte della dose di acqua. Lo so, potrei sembrare anche un pochino maleducata su questa cosa di non rispondervi sulle quantità che dovete mettere del lievito al posto del lievito madre, però voglio dire, è una perdita di tempo perché siccome io non lo so, devo andare a cercare e poi dirvi, anche, poi cambiano comunque i tempi perché non è la stessa cosa usare il lievito anche quello secco, intanto vedete so continuando a mettere acqua, quindi se anche vi dassi la conversione delle dosi, poi cambia tutto il procedimento, quindi questa ricetta non avrebbe più senso. Quindi magari fate prima di andare a cercare una ricetta con il lievito di birra o con il lievito secco, che è la stessa cosa. Il lievito secco non è la stessa cosa del lievito madre fresco della pasta madre solida o del Licoli, non è assolutamente la stessa cosa, e questo anche per il pane. Bene, intanto come vedete continuo a mettere l'acqua semplicemente così girando con la spatola, quindi non usando planetaria, niente, semplicemente nella ciotola. All'inizio, anche se rimane un pochino grezza, non importa. Metto intanto un cucchiaio d'olio. Oh, qui sulle ricette, anche qui vedendo anche i grandi esperti di pizza, tipo per esempio Bonci, Bonci mette 2 cucchiai di olio e altri ne mettono uno. Intanto metto il sale e lo sciolgo nell'ultima acqua che è rimasta, il sale va messo per ultimo. E dicevo, Bonci ad esempio mette 400 grammi su 500 di farina. Io ne metterò un po' meno perché ho provato, ma questo credo che dipenda dal tipo di farina che si usa. Naturalmente ci tengo a precisare che io non sono una pizzettaia esperta, quindi ho provato, riprovato, la pizza la faccio, però insomma quello che dico prendetelo con le molle. Lascio riposare per almeno un'ora e quando lo riprendo vedete. Un'ora ma anche di meno, anche mezz'ora se volete. Adesso non ricordo preciso se è stata un'ora fermo, pressappoco diciamo un'ora. Metto ancora l'altro cucchiaio d'olio, l'ho messo sotto e giro così, faccio delle pieghe, una sorta di pieghe. Vedete, l'impasto già è cambiato, no? È cambiato molto. Poi io questo impasto lo terrò in frigo dalle 24 ma anche 48 ore, perché ho usato delle farine che reggono, ho usato una farina specifica, quindi una farina forte.
Quindi per fare la pizza la sera, io l'ho tenuto 48 ore per esigenze mie, l'ho tirato fuori a mezzogiorno dal frigo, l'ho lasciato a temperatura ambiente e alle 16 vado a fare i panetti, quindi verso tutto su un piano infarinato. Io non ho la semola, non si trova questa semola in questi giorni. Quindi sto usando la farina normale, quella della pizza. Allora, procedo così, il piano va infarinato. Ci faccio una sorta di pieghe, vediamo, ma leggerissime, proprio, ecco, lo ripiego così, lo giro. E questa è la piega alla Bonci, perché ho visto Bonci che fa così. Mi sono studiata un pochino, almeno ci provo, tipo Bonci, non vorrei che si offendesse, che ha visto mai guardasse il mio video e dice, ma cosa fa questa? Allora, io lo divido soltanto in due perché farò una pizza, due pizze grandi in teglia, però qui ci vengono benissimo tre pizze belle grandi, eh. Formo il panetto così, vedete? Lo arrotondo in questo modo. Questo è solo un modo per formare i panetti, altrimenti sulla mano basta rigirare sotto l'interno. Però io di solito procedo così. Ma scusatemi questa voce ancora. Ok. E questi miei due panetti sono pronti. Ora li vado a mettere in due contenitori diversi e li lascio fino a che non devo fare le pizze. Naturalmente per la lievitazione regolatevi perché se fa caldo lievitano, bastano anche 2 ore, eh? Anzi, io li ho tenuti anche troppo. Però ecco qua. Procedo per le pizze, magari sono le 19, quindi procedo prima. Allora, sempre sul piano infarinato, senza semola perché non ce l'ho, e vi faccio vedere appena un attimo così come allargare, però con questo impasto potete fare sia una teglia, quindi una pizza tipo romana, oppure la napoletana facendo il cornicione qui come sto facendo io un attimo. Però io l'allargo perché l'andrò a mettere sulla teglia. Allora, con i polpastrelli piano piano, senza rompere le bolle di gas che ci sono, quindi sotto deve starci sempre la farina perché l'impasto è morbidissimo, eh? Quindi piano piano, delicatamente, accompagnando proprio le bolle, posso girare a questo punto e allargare ancora un pochino. Io l'allargo di più perché poi a seconda dei gusti, se vi piace alta, la fate meno sottile. A noi piace abbastanza sottile e quindi l'allargo ancora un pochino. Sempre con la farina sotto, la semola ci vorrebbe, mi raccomando. Devo assolutamente rimediarla. Il forno per la cottura, adesso vi do qualche accenno, il forno deve essere caldissimo. Guardate, io metto sulla pala, faccio così, la butto sul braccio, proprio alla Bonci, almeno ci provo ancora, e poi la stendo, vedete, sulla carta forno, sulla pala che poi farò scivolare direttamente nel forno. Ok, e fino a qui ci siamo. Adesso vi farò, giusto per non finire qui perché volevo fare solo l'impasto, qualche accenno sul condimento, ma naturalmente voi fate come volete, come più vi piace. Io ho fatto questo video, che pensate, non solo per voi, ma l'ho fatto per mia figlia e mio figlio, che in questa situazione di emergenza con questo virus, volevano i miei panetti, però poi per stenderlo avevano qualche difficoltà. Guardate, intanto state vedendo
La pizza alla matriciana ho fatto, il condimento alla matriciana con guanciale e pecorino e una parte ho messo la mozzarella. E quindi dicevo, questo video servirà anche a loro, sempre se continueranno a fare la pizza, ma ora hanno ripreso lavoro, ho i miei dubbi. E questi sono i risultati della mia pizza. Condimento a piacere, procedete come meglio credete. Non ho fatto molte foto perché c'era mio nipote che subito ha preso e ha mangiato tutto, quindi non ho avuto modo di fare foto migliori di queste. Bene, amici, io vi ringrazio della visione e vi invito a condividere il mio video, a lasciare un like e ci vediamo prossimamente per un altro video. Ciao a tutti, ciao ciao!